Sì, grazie Presidente. Inizio con dire che uno dei punti cardine del regolamento per la mobilità delle persone con disabilità, che appunto è stato approvato nel 2018, è stata l'introduzione di un osservatorio molto importante sul regolamento appunto per la mobilità delle persone con disabilità. Questo osservatorio, gestito egregiamente dal delegato dell'accessibilità universale Andrea Venuto e quindi da lui convocato e anche coordinato, è un organo ufficialmente quindi costituito insieme ai rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità e delle consulte cittadine e municipali. Un tavolo di lavoro permanente grazie al quale è stato possibile monitorare questo servizio così importante per i nostri cittadini e l'intero andamento del nuovo regolamento. Grazie a questo continuo confronto con i fruitori finali del servizio si è potuto non solo monitorare i risultati ottenuti, ma anche costruire proposte di miglioramento piuttosto che lavorare su eventuali modifiche sostanziali. Durante il periodo di lockdown, il servizio per la mobilità delle persone con disabilità non è mai stato interrotto, questo ci tengo a sottolinearlo. Ha però ovviamente subito una forte contrazione dovuta alle limitazioni sulla circolazione che tutti noi abbiamo vissuto. Proprio dall'analisi dei numeri fatta insieme appunto a questo osservatorio si è evidenziato come le esigenze di mobilità delle persone con disabilità in questo periodo emergenziale stiano cambiando nella loro natura, nonché nei loro obiettivi. Dopo una serie di analisi, studiando i percorsi e le esigenze delle persone con disabilità, si è deciso, insieme all'osservatorio, di permettere ai fruitori del servizio di modificare per il periodo emergenziale l'utilizzo dello stesso, non limitandolo unicamente, per coloro che lo avessero scelto in precedenza, alle attività di lavoro o studio o terapia, ma di permettere di svolgere tutte quelle attività essenziali in un periodo così difficile, sfruttando questo servizio di mobilità individuale. Inoltre, grazie alla possibilità del continuo confronto che questa amministrazione ha messo in campo, sarà possibile utilizzare questo servizio anche da parte delle persone familiari e/o delegate dalla persona con disabilità. Grazie a questa modifica, la persona con disabilità avrà la possibilità di preservare la sua incolumità, scegliendo di rimanere a casa e di limitare la mobilità, non rischiando contatti con il virus, e mantenendo però il diritto di fruire di un servizio che gli permette di soddisfare le sue necessità quotidiane, avvalendosi dei propri familiari o di altre persone delegate come assistenti e/o operatori. Tra l'altro, avendo potuto studiare i dati e i percorsi in questo periodo di emergenza, si è potuto costruire un intervento mirato e strutturato che non sia limitato all'emergenza sanitaria, ma che fosse valido in tutti i casi di emergenza eventualmente dichiarata dalle autorità competenti. Noi abbiamo proposto successivamente, nel momento in cui sarà caricato, sarà possibile visionarlo, un emendamento che è stato però, diciamo, confezionato insieme, ci tengo a dirlo chiaramente, all'osservatorio di cui ho poc'anzi parlato, al delegato all'accessibilità Andrea Venuto e soprattutto anche alla collaborazione degli uffici, in particolare del Dipartimento Mobilità dell'assessore Pietro Calabrese. Quindi è un testo di fatto concordato e appunto completato da questi aggiustamenti che sono inseriti nell'emendamento proposto e quindi questo emendamento va nella direzione che appunto ho poc'anzi illustrato. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Figliomeni, ecco, ci tengo a dirlo, sì, innanzitutto io personalmente, credo anche a nome dei miei colleghi, credo sia giusto scusarsi per questo ritardo, perché effettivamente è vero, siamo in uno stato di emergenza ed era importante intervenire in maniera immediata. Questo penso sia importante dirlo. Ciò nonostante è anche vero che andare ad intervenire su un regolamento così complesso, così importante, non è stata cosa di poco conto, soprattutto perché noi abbiamo ritenuto di fare questo intervento insieme all'osservatorio. Effettivamente poi l'idea è nata anche in seno all'osservatorio, quindi ecco, era importante dare spazio a questo organo che comunque ci tengo anche a dire questa cosa, si è incontrato con molta frequenza e anche ecco, in maniera molto efficace. Io ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni di questi incontri e così mi sento un po' di raccontare l'esperienza che anche nei primissimi periodi di lockdown,
in un periodo in cui l'amministrazione si è attivata anche in maniera veloce ad utilizzare la piattaforma Microsoft Teams, come tutti sappiamo, ecco, anche l'osservatorio è stato convocato in questa modalità. E le persone che ne fanno parte in maniera, devo dire, anche molto veloce, molto immediata, anche molto insomma semplice, sono riusciti a connettersi, per cui l'osservatorio di fatto è stato diciamo non si è mai interrotto, ha potuto sempre lavorare, soprattutto in questa fase così importante di emergenza. Ecco, questa devo dire è stata un'esperienza importantissima che noi abbiamo voluto valorizzare, per questo ringrazio ancora il delegato all'accessibilità Andrea Venuto e per questo, ecco, è servito del tempo per poter confezionare questa proposta. È vero, è stata protocollata ad aprile, appunto, quindi poi c'è stato questa analisi da parte dell'osservatorio rispetto alla proposta iniziale, che diciamo è scaturita appunto in un emendamento che io ho protocollato poi nel momento in cui è stata inserita la proposta all'ordine dei lavori a settembre. Sto cercando un pochino di ricostruire perché mi sembra corretto. La proposta è stata da noi ritirata perché l'emendamento che avevamo proposto aveva avuto il parere contrario del Dipartimento, e questo perché appunto non erano state valutate da noi alcuni aspetti che poi siamo riusciti a superare insieme agli uffici stessi. Ecco, non entro nel dettaglio, però ci tengo a dire che è stato veramente un lavoro di squadra, che in un contesto così importante, comunque, ecco, fare anche una modifica così sostanziale non è stato semplice, per cui ha richiesto un tempo più lungo del previsto. E quindi per questo mi sento anche di scusarmi con tutti i cittadini. Però ecco, siamo qui e portiamo avanti questa modifica, e che comunque è sicuramente tuttora molto importante e utile per i cittadini con disabilità. Grazie.